L'arma dei carabinieri e i suoi uomini sabato sera nella magnificenza della cattedrale di Gerace hanno reso omaggio alla Virgo Fidelis, patrona della Benemerita, ricordando nel contempo il 74esimo anniversario della giornata dell'orfano. I carabinieri della Locride sono stati avvolti dalla benedizione del vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che in una chiesa gremita di istituzioni, forze dell'ordine in servizio in congedo, magistratura e semplici cittadini ha celebrato una emozionante funzione religiosa. Oliva ha ricordato il compito delicato e nobilissimo che rivestono i carabinieri, esprimendo anche un sincero ringraziamento a nome della Chiesa diocesana. Un compito importantissimo nella società, insostituibile. Tutelare la convivenza pacifica, difendere i cittadini, aiutare i più deboli, in una parola, favorire e promuovere la vita sociale e civile. Il vostro è un compito nobilissimo, ma è un compito di servizio. Lo spirito di servizio richiede sempre fedeltà, attaccamento, senso di umanità. Anche un militare, un carabiniere, un sottufficiale, un ufficiale è chiamato a vivere fedelmente e gioiosamente la propria missione. E non mi riferisco solo alle cosiddette missioni di pace, nelle aree più calde della terra. Parlo della missione ordinaria, della quotidianità che ciascuno è chiamato a vivere, sia in famiglia, nei suoi doveri di padre o di madre, sia al servizio degli altri, per garantire la sicurezza e la tranquillità e mettere le premesse per la realizzazione del bene comune. Anche voi avete bisogno di mantenere santo il timone dell'onestà personale e di coltivare il senso della giustizia e del rispetto delle leggi, di progredire voi stessi nell'amare il prossimo e nel conservare la fedeltà ai valori abbracciati. Non può far rispettare le leggi chi non le pratica. Il percorso della testimonianza aiuta tutti a ben assolvere la propria missione. Mi rendo conto, non è facile vivere oggi con fedeltà e con testimonianza le tante delicate responsabilità ricevute, specie se non si riesce a curare la propria vita interiore, la dimensione umana ed affettiva, e se non si è forti moralmente e spiritualmente. Questo vale per tutti, ma vale anche per me, Vescovo. L'impegno per il bene comune è la vostra missione, un compito altamente meritevole, essendo la pace sociale e l'ordine pubblico importantissimi fattori di sviluppo e di crescita ancora di più in questa martoriata terra della Locride. Un grazie, un sincero grazie esprimo in questa occasione a nome della Chiesa diocesana che rappresento, a tutti voi per il servizio svolto, che sta portando buoni frutti nel cammino di riconciliazione sociale. La Virgo Fidelis è divenuta patrona dell'Arma dei Carabinieri l'11 novembre 1949, data di promulgazione del breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto al voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di Virgo Fidelis era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma nei secoli fedele. L'8 dicembre 1949 Papa Pio XII proclamava ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, giorno in cui si ricorda nella Chiesa la presentazione di Maria Vergine al Tempio. Oggi si festeggia la nostra patrona, la Virgo Fidelis. Proprio l'11 novembre del 1949, 66 anni fa, Sua Santità Papa Pio XII promulgò una bolla con cui stabilì che la Beatissima Vergine Maria, invocata col nome di Virgo Fidelis, diventava massima patrona celeste dell'intera famiglia militare italiana, chiamata Arma dei Carabinieri, con facoltà di celebrare la festa della stessa nel giorno 21 del mese di novembre. Il Papa stabilì la data del 21 novembre
perché è espressione della fedeltà eroica di un battaglione di carabinieri che in quel giorno del 1941, divampando in Africa orientale l'ultima guerra, fece tutto intero il supremo sacrificio nella località di Culco Albergo. I carabinieri del primo battaglione mobilitato scrissero una delle pagine più fulgide della storia dell'arma. La loro resistenza destò nello stesso nemico la più sorprendente ammirazione, tanto che fu reso loro l'onore delle armi. Una sconfitta militare fu in realtà una vittoria morale. Noi, carabinieri della Locride e quindi dell'interregionale Culpeper, avvertiamo particolarmente l'eredità di quell'epico fatto d'armi, di cui ricorre quest'anno il 74esimo anniversario. Sentiamo come un filo invisibile unisca l'eroismo di Culpeper con quello dei tanti altri nostri commilitoni, mai dimenticati, caduti in queste terre, nell'adempimento del loro dovere.